Grazie, buonasera a tutti. Devo dire che sono particolarmente contenta di essere qui perché proprio quando eravamo in campagna elettorale abbiamo lanciato questo progetto e oggi lo vediamo nascere concretamente, quindi questo si iscrive all'interno di un percorso nel quale noi continuiamo a dire che i nostri non sono promesse vuote, sono impegni. Ci eravamo impegnati a realizzare questo sito grazie alla caparbietà di Riccardo, di Alfonso, di Luigi, di tutti coloro che ci hanno lavorato. Oggi è vero, c'è, e noi sindaci siamo molto contenti perché fino adesso abbiamo cercato di condividere al meglio quelle che sono un po' le buone pratiche che ciascuno di noi stava adottando, però sicuramente in questo modo sarà molto più facile e mi consentirete di dire che, visto che il sito è aperto a tutti, sarà anche bello sfidare le altre amministrazioni a copiarci. Insomma, non vogliamo tenere questi successi per noi. Se ritenete che ci siano cose interessanti, copiatele, perché per noi è importante che piano tutte le città possano rinascere. Chiaramente Roma era una città, e lo è tuttora, una città piena di difficoltà, estremamente immobile, possiamo dire, immobile dal punto di vista della macchina, immobile dal punto di vista degli interventi, quindi rimettere in funzione la macchina è quasi come spingere un treno a mani nude, ci vuole tempo e noi tempo praticamente non ce lo abbiamo, perché comunque i bisogni della città e i bisogni dei cittadini sono tanti, quindi ci stiamo sbrigando a far tutto quello che serve. Sicuramente uno dei risultati più importanti è quello relativo al bilancio, e ne parlo perché mi è stato detto che per un comune è normale approvare il bilancio nei termini di legge. Diciamo che se così fosse, se questa fosse la normalità, il governo non prorogherebbe ogni anno il termine per l'approvazione. È evidente che non è normale, noi ce l'abbiamo fatta, ci siamo riusciti e ci siamo anche presi 15 milioni di euro di spazi finanziari in più che a questa città servono come l'aria, per cui siamo ben contenti di averlo fatto. E che cosa abbiamo fatto? Abbiamo iniziato con un taglio agli sprechi, circa 40 milioni di euro in meno per il funzionamento della macchina amministrativa, 28 milioni di euro in più per il sociale. Avevamo detto, ci eravamo impegnati in campagna elettorale, uno dei nostri punti importanti era quello che sintetizzavamo con lo slogan "nessuno deve essere lasciato indietro", perché il lato sociale e tutte le problematiche dei cittadini che vanno dall'assistenza domiciliare all'assistenza ai minori, l'assistenza ai minori stranieri non accompagnati, gli anziani, insomma, sono tutti temi che debbono essere presidiati e che per troppo tempo hanno visto, almeno a Roma, crescere a dismisura le liste d'attesa senza poi una vera e propria soddisfazione della domanda. Quindi riuscire a investire così subito già 28 milioni di euro in più per noi è stato un grandissimo successo. Chiaramente si tratta di un piccolissimo step fatto nei primi sei mesi, nei quali i tagli agli sprechi sono stati sicuramente contenuti, ma insomma il lavoro, il grosso è da fare. Ancora abbiamo investito circa 430 milioni di euro nei trasporti, che come sapete è un punto estremamente importante. I romani ci hanno detto che i trasporti, quello sui trasporti è il loro punto principale, per cui 430 milioni di euro di investimenti nel triennio significa da un lato investire di più sui pubblici, dall'altro comunque investire su un concetto diverso di mobilità, che è la mobilità sostenibile. Quindi abbiamo corsie preferenziali, piste ciclabili, nodi di scambio. Abbiamo tantissime misure da mettere in campo e soprattutto, grazie all'approvazione del bilancio nei termini di legge, tutto questo riusciremo a farlo con una corretta programmazione degli interventi, cosa che sino ad oggi era pressoché impossibile. Ancora, estremamente importante per noi è stata la riduzione della Tari di circa 1,6%. Ci eravamo impegnati a diminuire un po' la pressione fiscale. Come tutti sapete, Roma ha pressione fiscale più alta di tutte le città, grazie sicuramente anche alla gestione commissariale nella quale sono confluite nel 2008, sono confluiti tutti i debiti che la città aveva accumulato nel pregresso. Piano piano noi stiamo cercando di diminuire questa pressione, è evidente, anche questo è un piccolo e primissimo passo, ne seguiranno altri.
Ancora, cose sulle quali ci stiamo impegnando, è l'abusivismo e il contrasto forte all'abusivismo commerciale, all'abusivismo ricettivo. Come sapete, a Roma ci sono oltre 6.000 strutture turistiche abusive, quindi sicuramente riuscire a contrastare questa piaga vera e propria non solo riporterà la legalità all'interno di questo settore, ma darà molte più risorse a Roma, risorse che oggi non incassa. Stiamo spingendo molto anche sul lato dell'innovazione tecnologica, che consente una maggiore trasparenza, quindi maggiore tracciabilità, e soprattutto permette ai cittadini di avere un vero e proprio controllo diffuso di quello che è l'operato dell'amministrazione, cosa che in mancanza di procedure trasparenti e procedure pubbliche e consultabili anche in rete è evidente che non può avvenire. Stiamo ricostruendo un po' tutto il settore della cultura, che era frammentato tra varie società, aziende speciali, fondazioni, per cui anche lì stiamo mettendo mani. Sicuramente il tema delle buche, che è stato sollevato e che in campagna elettorale ha costituito uno dei nodi centrali, pare di sì, insomma, del programma di tutti i candidati sindaci, è stato da noi affrontato in maniera molto seria, ma non ricorrendo agli strumenti, diciamo, degli affidamenti diretti, bensì riprogrammando le gare. Le gare sono state fatte, sono state in parte aggiudicate, a febbraio stanno già iniziando gli interventi. Tra l'altro, a breve lanceremo una pagina nella quale sarà possibile controllare, attraverso un puntatore collocato sulla mappa, anche tutti gli interventi, lo stato di esecuzione, lo stato di avanzamento lavori, e anche questo ci consente una maggiore vicinanza con i cittadini e un controllo da parte degli stessi su quello che stiamo facendo. Sulle politiche abitative è sicuramente un tema molto sentito a Roma. Stiamo intervenendo, mettendo mani su un settore che è un delirio, permettetemi di sintetizzare così, dove ci sono tantissimi strumenti che si sono accavallati nel tempo. Iniziamo subito a chiudere progressivamente quelli che vengono definiti CATT, centri di assistenza alloggiativa temporanea, e a convertirli con invece buono casa. Sono praticamente dei contributi all'affitto, per cui anche lì piano piano bisogna mettere mano a tutti i settori, e chiaramente il fattore tempo è determinante, perché ci rendiamo conto che le emergenze sono tante, i bisogni dei cittadini sono pressanti, però allo stesso tempo, per fare le cose per bene, perché questo è importante, per fare le cose per bene ci vuole tempo, serve una programmazione e soprattutto servono interventi strutturali fatti, diciamo, a 360 gradi, senza guardare solamente un aspetto e tralasciando il resto. Quindi le politiche abitative, la cultura, gli appalti vanno visti nel loro complesso, e va rimessa in moto una macchina. Ancora sul lato del decoro abbiamo avviato, sembrano cose normali, però prima non c'erano, il piano caditoie, quindi una revisione di tutte le caditoie e i tombini. Moltissimi sono per esempio ostruiti, per cui chiaramente le strade si allagano perché l'adduzione in fogna è rotta e nessuno ci ha mai pensato. Il piano foglie, quindi bisogna pulire le strade, magari cercando di coordinare gli interventi, rimuovendo le strade. Cioè, ci sono tante piccole cose che fanno parte dell'ordinaria amministrazione, che però sino ad oggi erano lasciate un po' così, come capitava. Sulla scuola stiamo intervenendo in maniera massiccia, siamo arrivati e praticamente ci siamo accorti che l'adeguamento alla normativa antincendio nella maggior parte delle nostre scuole non era stato fatto, quindi abbiamo ottenuto un prestito da Cassa Depositi e Prestiti di 47 milioni di euro per riadeguare gli impianti alla normativa. Così come abbiamo investito, per adesso una somma molto piccola ma verrà aumentata, 2 milioni di euro sulla verifica della vulnerabilità antisismica delle scuole, nessuno l'aveva mai fatto. Ripeto, sono tante piccole cose quelle su cui ci concentriamo, e sono però cose che la città chiede, e piano piano, intervenendo così su tutti i settori, andando a riparare gravissime carenze del passato, a nostro avviso possiamo far rivivere le nostre città. Grazie.